Grazie. Buon tuffo allora. Grazie. Tuffo allora. Grazie. Buon tuffo allora. Grazie. Anche a New Calabria, il maestro a New Calabria da Amata, uno dei miti dell'arte contemporanea, e un altro mito a New Calabria. Cosa vede in questo mito, Matta? Ma io Matta, vedo una grande anticipazione sui tempi, confermata dalla sua lucidità. Per me alcune frasi pronunciate da Matta sono state formative. Ne ricordo solo una per concludere, che dice: l'artista è come un calciatore che non sa da che parte arriverà il pallone, ma che tuttavia carica il piede di tutte le proprie chance psichiche, che tutte si metteranno in moto nell'impatto veloce col pallone. Ecco, Matta è questo. Il pallone di che colore è? Conta più il volume e l'imprevedibilità. E chi è che lo calcerà questo pallone? Anche questo, sempre di più, non sarà identificabile precedentemente. Così come non c'è più forse il tempo per poter produrre un gesto, pensando che chi lo riceverà si adatterà, diciamo, al metodo che noi gli proponiamo di lettura. Oggi si produce un gesto, questo gesto è come un sasso nello stagno. Tanto più è forte l'impatto con l'acqua, tanto più si produrranno dei cerchi e questi cerchi entreranno in contatto con un interlocutore imprevedibile, né sapremo come leggerà il cerchio col quale si impatterà. Ecco, questa è la nuova situazione. Grazie. Buon tuffo allora. Grazie. Mente no, assolutamente no. Secondo Philippe Daverio, Matta può essere un pittore televisivo? Possiamo definirlo? Assolutamente no. Cioè Matta è l'ultimo grande mostro vivente di un'epoca che si è definitivamente conclusa, è l'ultimo uomo del XX secolo. Gli è venuta la tremarella. Ma così è meglio, perché ah, va bene, se mi, vuole... mi ha impressionato. Perché ho detto no, uno dice, uno non mica di cosa no, bene, a me fa piacere quando fa parte del programma, insomma. Ma secondo lei oggi i pittori hanno bisogno della televisione? Assolutamente no. Cioè l'arte è un fenomeno che esiste in sé al di là della comunicazione. La comunicazione è una cosa, l'arte è un'altra. L'arte esiste anche se non è comunicata. L'arte se non è comunicata può essere arte, secondo lei? Porca miseria! Altro che, ci sono fenomeni artistici clamorosi che esistono al di là del fatto che siano comunicati. Sono due temi completamente diversi. Esiste la grande comunicazione, un esempio straordinario è la comunicazione intorno a Benetton, no? Oliviero Toscani è un grande comunicatore straordinario che usa un linguaggio artistico. Ma l'artista è un'altra cosa, cioè l'artista è quel mito sacro che ancora Matta oggi a 90 anni riesce a celebrare, sono due cose diverse. Come facciamo a riconoscere un artista se non comune? E voi non dovete mica riconoscerlo, deve riconoscersi lui. L'artista opera per un'elite ristrettissima di persone in grado di far compiere un passo oltre la frontiera, adesso mi suona il telefonino, si ha il suo, un telefonino suona sempre, è capace di portare la cosa oltre frontiera, e questo è sempre un nucleo piccolo di persone che lo fa. Secondo lei serve ancora l'artista oggi? Mai come oggi. Serve a fare che? Serve a generare in un'enorme società di massa quella piccola elite che sa una serie di cose che la società di massa non ha bisogno o non vuole sapere. Quindi l'arte di massa non ha modo di esistere, insomma. Esiste la straordinaria arte di massa, i maccheroni, le corse in automobile,
la musica leggera. Gianni Morandi è una grande arte di massa, che può essere leggera, generica o anche seria. I Macchioroni alla Matriciana sono serissimi, molto di più della musica leggera. Quindi esiste un'arte, esiste una cultura di massa. Poi esiste una roba dell'elite, come quella che c'era intorno al tavolo del re Artù con i cavalieri. Quella è un'altra cosa, non ha bisogno di massa, ha bisogno di essere. Lei quando mangia i Macchioroni potrebbe guardare anche Matta? Ma forse sì, forse no, non c'è rapporto. Posso guardare Matta anche grattandomi l'orecchio destro, cioè è ininfluente. Si può fare, si può guardare. Poi l'arte non si guarda, l'arte si sente. Lo può far vedere come si gratta l'orecchio destro guardando Matta? Sì, posso grattarmelo così l'orecchio destro. Però adesso non l'ha visto perché ha preso il tic. Ringrazio tanto. Possiamo fare con la batteria che ti presta. Il maestro Piero Durazio alla mostra, anche lui a onorare il mito di Matta. Come la vede questa mostra, Durazio? La vedo come un miracolo, perché Matta è stato il maestro di tanti artisti, di tanti colleghi e anche del sottoscritto. Matta è venuto nel 49 a Roma e ci ha illuminato a tutti, perché veniva da New York e veniva da Parigi, quindi era un compendio di esperienze internazionali che nessuno a quell'epoca aveva vissuto. E poi la sua natura di uomo straordinario, la sua capacità di immaginare, di fantasticare, di criticare, di inventare, di supporre che il mondo può essere diverso da com'è e di fare di tutto per immaginarlo e farlo vedere come potrebbe essere. È un grande maestro. Dopo Miró è l'erede della tradizione moderna che va da Cézanne a Matisse a Picasso, a Miró. Dopo Miró il re degli artisti era Matta, ed è tuttora Matta. Lei stesso è un re dell'astrazione e del modo di vedere questo mondo di oggi in modo diverso. Come lo vede lei il mondo di oggi? Io non sono re, sono un consigliere. Il mondo il di oggi del re. Lo vedo male perché i bambini non possono andare a scuola. Il mondo il di oggi del re. Lo vedo male perché i bambini non possono andare a scuola. Questa mostra da Siegfried Oflida, Oliva e Anna Lauren. Siegfried Oli. Anna, attacca. Attacco io? Bueno, io sono molto entusiasta di vedere una persona di 93 anni e l'espirito fantastico che ha, la forza, la potenza e che la trasmette nelle sue tele. E una persona così genuina mi dà grande emozione. Ecco, è entusiasta di vedere una persona di 93 anni e invece davanti a me, che ne ho 61, per nulla entusiasta. È possibile? Certo, Matta è un grande pittore, un pittore internazionale, un pittore che ancora dà davvero da fare ai giovani.